Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, finalmente vi filmo l'home tour, lo so, l'avete aspettato tantissimo, quindi non mi dilungherò troppo, volevo solo farvi un piccolo recap, nel senso, questo è il mio appartamento di proprietà e se mi avete seguito già, se mi seguite già dal 2016-2017, sapete che io ho già vissuto qui appena ho comprato questo appartamento, appunto, per un anno e mezzo circa, prima poi di trasferirmi e poi adesso mi sono ritrasferita a casa mia, come ben sapete. Quindi adesso vi farò l'home tour completo e vi faccio vedere appunto tutto. Non è tutto ovviamente sistemato perché sono qui tipo da un mese praticamente e quindi è ovviamente Eric anche meno tipo. Quindi insomma non è ovviamente tutto sistemato, però posso farvi vedere insomma in realtà almeno è tutto in ordine e gli scatoloni ormai se ne sono andati quindi è decente, posso farvelo vedere. Ok, allora iniziamo, bando alle ciance, iniziamo come dico sempre. Dietro di me c'è la porta d'entrata e questo è l'appartamento. Quando entro, qui c'è subito Gato Denver. Buonasera, buonasera signor Gato Denver, buonasera, questo è il suo posto preferito in estate, deve essere fresco. Lì c'è Gatta Beta, spiaggiata, Gatta Beta, ciao, Gatta Beta che sta tollerando Gato Denver. Comunque, a parte i gatti, questo si vede appunto quando si entra. C'è una piccola zona con una piccola scarpiera, uno specchio e appunto insomma coso per la posta, per le chiavi eccetera. Poi c'è questo appendiabiti giusto per le giacche eccetera quando si entra in casa. Questo vaso con queste rose meravigliose, che si spaventa per il nulla, Catabetta, questo vaso con queste rose, sono finte ovviamente, meravigliose, l'ho preso all'IKEA e secondo me molto molto carino, anche se forse ne ho preso un po' troppe, sono un po' troppo schiacciate, però mi piace tantissimissimo e in realtà inizialmente l'avevo preso per metterci i tappi del vino, dello champagne eccetera, però poi mi sono resa conto che ne ho troppo pochi e questo è seriamente troppo grande. Poi da questa parte invece ci sono, allora c'è questo muro in pietra e queste sono le pietre originali della casa che è stata costruita tipo nel 1800, non mi ricordo esattamente, 1825, una cosa del genere. Queste sono le pietre originali di quell'epoca che sono state scoperte durante la ristrutturazione dell'appartamento. Quando io l'ho comprato era completamente ristrutturato prima entrata e mi è piaciuto molto, avevo visto molte case in giro ma poche avevano qualcosa di caratteristico, qualcosa che le contraddistinguesse e quindi questo dettaglio mi è piaciuto molto. Stessa cosa anche lì, è stato scoperto un vano insomma originale di quando è stata creata la casa e quando è stata costruita la casa. Qui c'erano in realtà una volta due porte molto molto grandi che portavano ad un'altra ala della casa, ma poi è stato diviso questo appartamento e di là ce n'è un altro, quindi io le ho trasformate in due scarpiere gigantesche. Infatti molto spesso mi avete chiesto: ma Nicole, come fai con tutte le tue scarpe, tutti i tuoi vestiti eccetera eccetera, dove li hai messi qui che hai una cabina armadio più piccola? È vero, ho una cabina armadio più piccola rispetto all'altra casa, ma qui ci sono molte scarpiere sparse per la casa, come queste due che ragazzi sono gigantesche. Qui ho molto più spazio in realtà per le scarpe e ho molti altri armadi appunto sparsi in giro per la casa, quindi non ho tutto in un'unica stanza, ovvero ho le scarpe, qui vi farò vedere adesso, che in realtà appunto ho più spazio qui rispetto all'altro appartamento, e poi ho tutti i giacche, cappotti eccetera, non sono poco, ok? Ho tutte le giacche, cappotti eccetera negli armadi in giro per la casa, tutto il resto invece sta nella mia cabina armadio, ok? Non devo farvi capire, però sono riuscita a passare tutto. Comunque, queste sono appunto le due specchiere, cioè sono delle scarpiere che io appunto ho fatto creare su misura, le ho un po' ideate, disegnate e poi con il falegname gli ho chiesto quello che volevo e mi ha realizzato esattamente quello che volevo ed ho fatto fare due specchi enormi, calcolate che sono alte tipo 2,50 m, forse anche di più. Sì, anche un po' di più, ed ho fatto fare 2 più 2 specchi giganteschi perché in questo modo si ingrandisce moltissimo l'ambiente. Ricordatevi che appunto gli specchi fanno sembrare sempre gli ambienti più spaziosi, più grandi, piuttosto che chiuderli con dei vani, insomma, è molto meglio appunto fare uno specchio che faccia sembrare il tutto più grande. Vi faccio vedere, io ovviamente in pigiama, vi faccio vedere le scarpiere e vi faccio una piccola breve diciamo panoramica delle scarpe. Questa non si chiude, vi faccio vedere tutto quanto.
là sotto ci sono solo dust bag, tante 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 dust bag di borse, scarpe eccetera, e poi vabbè i sandali, alcune décolleté, ballerine, sandali, i miei stivali Stuart Weitzman, a parte quelli, non mi ricordo il marchio, mi sono piaciuti molto, quest'inverno li ho presi, poi vabbè, sneakers, i loafers, le scarpe più belle che possiedo, che sono anche quelle che fanno più male, sneakers, e poi altri stivali, qualcosina di Louboutin, eccetera, eccetera, su in alto. E poi qui c'è questo mobiletto che già c'era, questo invece è una candela jewel candle, ma non ha etichetta perché erano i gusti che stavo, le fragranze che stavo scegliendo quando appunto testavo per creare la mia candela. Questo è un gusto che poi non ho scelto, però la sto comunque usando perché è buonissima comunque. Questo invece siamo noi sulle montagne russe, che io di solito non faccio, ma queste non avevano giri assurdi. Notare Eric tranquillissimo e io, oh mio Dio, sto per morire. Poi, vabbè, qui c'è ovviamente una piccola Torre Eiffel, perché lo sapete, io ho la fissa per Parigi, quindi a casa mia ci saranno sempre un sacco di Torre Eiffel. Vabbè, grattino per i gatti, questo mobiletto sì, già c'era. Poi ho messo questi due quadri che avevo anche nell'altra casa, che secondo me sono molto belli e sono carini per l'entrata. Poi qui invece ci sono i miei due Van Gogh che ho preso al museo di Van Gogh ad Amsterdam. Appunto, arriviamo a quest'altra specchiera. E ovviamente io le uso come scarpiere, ma si possono usare anche per metterci altro naturalmente, però io le ho ideate proprio come scarpiere. E lì ci sono altri stivaletti, altre décolleté, stivaletti col tacco, e qua ci sono alcune delle scarpe di Eric. Poi ho fatto fare, calcolate che i miei soffitti sono alti 3,30 m, quindi sono giganteschi questi armadi, ok? E ne ho fatti fare 4 qui, poi ne ho fatti fare altri in un'altra stanza. Ne ho fatti fare 4 qui. Allora, questi due sono degli armadi proprio solo per giacche, cappotti, eccetera, mentre questi due sono invece una specie di ripostiglio, perché non avevo ripostiglio questa casa, quindi l'ho creato io sfruttando tutto lo spazio che ho nel corridoio. E qui ci sono ovviamente cappotti più lunghi, ok? E sopra invece ci sono cappotti più corti. Eccoli qua, molti sono di Eric in realtà adesso qua. E poi lassù c'è una mensola che praticamente non uso perché è veramente troppo troppo in alto. E poi qui appunto niente di interessante direi. Gatto Denver ci sta inseguendo nel frattempo. Qui niente di particolarmente interessante ragazzi, perché c'è appunto il ripostiglio, c'è la tavola da stiro, le scope varie, aspirapolvere, ferro da stiro eccetera. E qua sopra ci sono altre cose, lassù ci sono, sì, le trasportini dei gatti, insomma altre cosine che possono sempre tornare utili. Anche qui in questo video vi dirò niente di strafigo, ma robe che servono. Sì, sì, proseguiamo adesso verso il corridoio. Come avete visto, la porta d'entrata è quella, noi siamo arrivati da là, ok? Di là c'è la stanza da letto che vedremo dopo, e adesso invece abbiamo visto anche gli armadi qui, adesso proseguiamo verso l'altra parte, insomma, della casa. Questo è un corridoio che piace tantissimo ai gatti perché corrono come dei pazzi. Poi qui ci sono, queste le avevo nell'altra casa come scarpiere, ma siccome qui ho le scarpiere fatte custom made su misura che ho disegnato, creato io, ovviamente qui non ne avevo bisogno, e quindi le uso come librerie, perché in realtà sono librerie e sono le, se non sbaglio, Billy, sì, sono le librerie Billy dell'IKEA. Vabbè, qui ci sono tutte le mie jewel candle, ne ho veramente tante, pacchetto Daniel Wellington molto carino, qui ci sono le cosine di Eric e altre fotine, vabbè, lì buste perché non sapevo dove metterle, e altre cianfrusaglie in realtà, lì dobbiamo ancora riempire. E qui c'è il gattino della Thun, che come sapete ha sponsorizzato Gatto Denver, e qui ce n'è un altro che già avevo, quindi li ho messi assieme, e anche questo della Thun in realtà, perché io sono una fan della Thun, perché io sono una fan della Thun già da prima di lavorarci assieme, ecco. E poi qui, vabbè, sono molto fiera di questa mensoletta, perché ci sono tutti i souvenir di molti dei posti in cui sono stata. C'è la sabbia delle Maldive, questo è un, come si chiama, un portaprofumo, adesso non riesco ad aprire, ah no, si svita, e questo l'ho preso
a Dubai, negli Emirati Arabi. Molto bello. Poi vabbè, il Big Ben di Londra. Questa l'ho presa in Grecia a Rodi. Questa è una calamita di Maiorca, Spagna. Poi la Tour Eiffel. Questo chiudiamolo. La Tour Eiffel, la scritta Hollywood di quando sono stata a Los Angeles. Poi il ponte che è il Golden Gate Bridge di San Francisco. La, ovviamente la Statua della Libertà, questa l'ho presa a... No, questa me l'ha regalata una mia follower, ma la tengo qui perché non trovo più la geisha che avevo preso a Tokyo. E quindi lei rappresenta il Giappone. Poi questo è... Anche questo viene da Hollywood, Los Angeles. Le due casine di Amsterdam. Questa anche, non so da dove arrivi sinceramente. E poi il Colosseo di Roma. Questa è una scatolina che non c'entra moltissimo perché non l'ho portata io come souvenir, ma mi piaceva, l'ho messa qua. E questo è invece, questa è una piccola tazzina che viene dall'Ungheria, ma me l'hanno regalata, non l'ho portata io. E poi qui ci sono alcuni peluche e altre cosine. E questa clessidra stupenda che mi hanno regalato con la lavatrice LG, che sta a rappresentare tutto il tempo che risparmi con una lavatrice a doppio cestello, che è vero, infatti vorrei tanto poterla usare anche in questa casa, ma non ci sta. E basta, e poi proseguiamo per il corridoio. Stessa cosa qui, ci sono questi archi con appunto le pietre originali di quando la casa è stata creata, è stata costruita, e questi dettagli mi piacciono moltissimo. Poi qui c'è il secondo bagno, l'altro è nella stanza da letto, ve lo farò vedere dopo. Qui c'è il secondo bagno, vi dicevo nel vlog di ieri che per quattro gatti abbiamo due lettiere, perché questa cosa sembra interessare un sacco di gente, e le puliamo due o tre volte al giorno, quindi sono sempre pulite. E quindi sì, qui c'è lo specchio, e poi ho fatto mettere delle mensole sopra alle porte dei due bagni in modo da poter metterci tutte le mie cosine eccetera eccetera, lo sapete, un sacco di prodotti make up e beauty, quindi così sono riuscita a recuperare un po' di spazio. E basta, questo è quanto. Insomma, qui ho fatto mettere, qui in origine c'era una doccia, ma siccome nell'altro bagno già c'è una doccia, io volevo che ci fosse una vasca da bagno, e quindi ho fatto fare la vasca da bagno. Teoricamente qui ci sarebbe dovuta stare la lavatrice, io invece poi vi farò vedere, ho creato un altro vano per la lavatrice e un altro per l'asciugatrice. E questo è quanto per il bagno con la vasca. Proseguiamo adesso lungo il corridoio. Ok, e prima di arrivare nel soggiorno, con Gatto Denver già pronto, giriamo a destra. Da lì siamo arrivati, giriamo a destra e qui c'è il mio studio. Adesso entriamo e vi faccio vedere tutto, ma ovviamente se avete visto il tour del mio studio e insomma della mia stanza dei trucchi, già avete visto tutto quanto. Quindi se volete addentrarvi in questa stanza e vedere tutto tutto nel dettaglio, che cosa c'è in ogni cassetto, in ogni angolino, andate a vedere il tour completo del mio studio. Adesso vi faccio giusto una panoramica veloce. Qui ci sono, vabbè, le mie luci, perché prima stavo facendo delle storie su Snapchat, su Instagram, quindi sono accese, lì c'è la videocamera al treppiedi. Di solito voi siete là praticamente, io filmo su questa sedia dove adesso c'è il gatto Max che dorme come al solito nel suo modo stranissimo, e voi solitamente siete lì appunto, e questo è un po' lo sfondo che vedete nei video statici, circa più o meno così, dai, diciamo. E di solito la porta la chiudo. Qui c'è la mia specchiera. Le tende, sono molto fiera di queste tende, sono tutte in lino, le ho pagate tantissimo, ma sono molto molto eleganti secondo me. E vabbè, la mia scrivania con il computer, questa bottiglietta mi piace troppo, e Feline sta per felino, Feline Good, e con tutte le mie cosine. Qui c'è ovviamente la mia candela Fairy Tale che sta bruciando. Mio Dio, quanto è strano vedere la mia firma su un prodotto, vedere qualcosa che tu crei e che poi si materializza da un'idea, è una cosa pazzesca ragazzi, sia il packaging che il profumo, che l'idea in generale, cioè questa è un'idea che mi è venuta così, cioè e adesso è una cosa che esiste, non lo so, è stranissimo, ma più di tutto sono felice per le creazioni, per i gioielli che ho disegnato al suo interno, che trovate al suo interno. Adesso devo vedere che cosa nascerà da qui, cosa scoprirò, che gioiello troverò in questa candela. Comunque la trovate sì su jewelcandle.com ovviamente.
E poi, vabbè, qui avete già visto le cosine, qui c'è il mio divano letto, quando ci sono degli ospiti questo divano diventa un divano letto a due piazze completo, è molto grande e quindi questo è un po' il divano per gli ospiti. Questo è il secondo armadio che io ho fatto fare su misura e che è molto molto grande anche questo. Per farvi capire la profondità, no, non so se si capisce, comunque qui c'è un altro armadio perché io ho un sacco di cappotti e giacche e sì, lì c'è un'altra mensola che praticamente adesso non sto usando, comunque un sacco di giacche e cappotti anche qua. E da quest'altra parte invece ci sono trucchi e altre cosine che mi servono per i video, alcuni beauty case, là sopra non c'è ancora niente perché non ho riempito, però insomma queste sono cosine per i video. Mi piace un sacco la scritta Dream sopra al divano, ci sta molto bene secondo me. E questo, insomma, ragazzi, è il mio studio, adesso l'avete visto per bene. E qui ci sono io e c'è il mio kit sopracciglia top by Nicole in collaborazione con Benefit, lo trovate in tutti i Sephora in Italia e online su sephora.it, mi raccomando non fatevelo scappare ragazzi perché... Ta-na-na, ci sono un sacco di prodotti full size e risparmiate un sacco di soldi se lo comprate piuttosto che comprarli singolarmente. Qui ci sono altri quadretti che esprimono molto il modo di mio di vedere la vita. E poi usciamo dal mio studio e proseguiamo da questa parte oltre all'ultimo arco che qui hanno mantenuto anche i quella è l'asciugatrice se ve lo chiedete, qui hanno mantenuto anche queste due diciamo colonne in pietra originale della casa. E qui appunto entriamo nel soggiorno e cucina, è un open space e mi piace così perché è molto più ampio, molto più grande. Allora qui da questa parte in realtà c'è la libreria con altre cosine varie nei cestini, un mix, e poi qua sopra c'è tutta la mia collezione di fatine. Voi lo sapete, io ho una fissa con le fatine, ho il tatuaggio di una fatina, ho il tatuaggio con la parola Believe e insomma non mi smentisco con questa collezione. E poi qui invece ci sono, insomma c'è una nostra foto e un'altra Torre Eiffel, una pianta rigorosamente di plastica e poi questa lampada che se non sbaglio con l'ananas ho preso su Maison du Monde. Poi vabbè lì c'è il divano, qui c'è un'altra candela sempre di Jewel Candle che profuma tantissimo la casa, anche questa è molto molto bella. E Torre Eiffel, qui in realtà dobbiamo metterci un altro quadro di Eric che è gigantesco, quindi la parete è parecchio grande, per questo che adesso è vuota perché dobbiamo ancora riempirla. Altro quadretto con la Torre Eiffel, qui c'è il ciambellone che abbiamo vinto qualche tempo fa, che in realtà ha beccato Eric con una di quelle macchinette, così me lo sentivo che avrebbe vinto qualcosa, infatti gli ho detto proviamo questa macchinetta qua, provato, tac, presa la ciambella. E poi, allora qui vabbè, faccio vedere dalla prospettiva del divano, lì c'è la TV e qui, questi sono due quadri che ho preso a Parigi, c'era un signore che dipingeva, io ho comprato le tele, poi le ho incorniciate e sono l'Arco di Trionfo con la Torre Eiffel nel background e poi qui invece c'è la cattedrale di Notre Dame, così la vedete bene, qui questa è ovviamente la Senna, qui ci sono tutte queste piccole, questi piccoli mercatini lungo la riva della Senna e poi in fondo c'è Notre Dame. Una bellissima passeggiata che consiglio di farvi se siete a Parigi. DVD, sono praticamente tutti di Eric se devo essere sincera. E qui c'è il vano lavatrice dove ho fatto mettere appunto la lavatrice. Purtroppo quella LG con doppio cestello non ci sta, ma la tengo ovviamente per la prossima casa. Compreremo casa e avremo la lavatrice LG. E poi vabbè lì c'è la caldaia, insomma niente di speciale ragazzi, tanto per farvi vedere perché altrimenti... tutti mi dicono, ma non hai la lavatrice, dov'è la lavatrice, oh mio Dio come fai a non avere la lavatrice, no ce l'ho solo che è nascosta, ok. E poi allora qui c'è la cucina, quando progettavo la cucina, visto che comunque lo spazio è molto grande, ok, tanto per farvi capire quanto è grande
questo salotto, io ho voluto assolutamente aggiungere un piccolo spazio con due sgabelli dove poter mangiare in velocità, e quindi ho fatto fare questo ripiano con le sedie, che purtroppo Gatto Max adora giocarci su queste sedie, e si vede anche, credo, un po'. Poi lì c'è l'asciugatrice, in realtà, che potrei anche spegnere, e la apriamo così mi ricordo di svuotarla, e altre cosine, insomma la cucina, e cosa vi faccio vedere? Ciotole dei gatti, qui c'è il grattino dei gatti con tutti i giochini là dentro. Queste sono le stesse tende che avete visto nel resto della casa, e mi piacciono un sacco, le adoro queste tende. Il tavolo e basta, questo è quanto in realtà, nient'altro da farvi vedere. Ciao Gatto Denver, ciao Gatto Denver. E questo è tutto per il soggiorno. E poi direi, appunto, qui c'è il mio studio, e poi direi di ritornare sui nostri passi. Qui c'è il bagno, ok? Così vi faccio fare un po', vi faccio prendere un po' di familiarità con la casa, vi riporto un po' in giro, così dite: ah sì, questo mi ricordo, ok? Perché voi, io voglio che voi vi sentiate a casa qui, ok? Quindi per me è giusto fare questo video, così poi in tutti i vlog vi sentite a casa e vi trovate, non so come dire, cioè non voglio che vi sentiate degli ospiti, ma voglio che vi sentiate a casa, che la conosciate. Quindi questo è l'altro bagno che vi dicevo, con la vasca da bagno, e poi proseguiamo per il corridoio e ritorniamo al punto di partenza, al primo corridoio con la porta d'entrata. E qui subito c'è in realtà la stanza da letto, che sì, lo so, è molto rosa, ragazzi, ma queste sono le cose che ho, e quindi lo so che non è tanto unisex. E qui c'è appunto questo quadro, lo trovate online scrivendo quadri XXL su eBay, e non so se ci sia ancora questo, ma se scrivete quadri XXL su eBay lì ne trovate di tantissimi simili. Questo è il letto, amo il fatto che ci siano tutti questi cuscini, che secondo me sono bellissimi. E anche qui soffitti altissimi, sempre stesse tende in lino che adoro. Altra cosa che adoro è il mio comodino, che secondo me è perfetto, è perfetto. Ci sono queste rose di Venus et Fleur che, ragazzi, hanno un profumo pazzesco, buonissimo, proprio di rosa, sono pazzesche, e sono di, non mi ricordo mai come si chiamano, queste comunque sono le rose che durano anni, hanno proprio una garanzia di 1 o 2 anni, una cosa del genere. Le ho pagate tantissimo, ma ragazzi, sono sul mio comodino da almeno 2 anni e sono sempre perfette. Queste sono le abat-jour nuove, che a me piacciono tantissimo, vi devo dire la verità, sono semplici ma molto eleganti secondo me. Anche qui c'è la fairy tale, non poteva mancare, ma ci sta troppo bene secondo me sul mio comodino, ragazzi. Questa invece è una piccola stampa di disegno con la boccetta tipo Chanel numero 5. Qui c'è un biglietto, il biglietto che mi ha scritto Eric per San Valentino, che mi tengo sempre vicino al letto perché per me è importante. E poi mi piace rileggerlo sempre prima di andare a dormire. Quadretto di Rocky, che potete immaginare ovviamente non è mio. E poi qui su queste mensole in realtà ho messo delle cianfrusaglie, ma metteremo altra roba, anche roba di Eric in realtà. Ho proprio piazzato cose a caso, a parte questi che sono i miei 3 contenitori per gli occhiali, di cui sono molto molto fiera. Gli occhiali da sole, naturalmente. E poi, se guardiamo la stanza da un'altra prospettiva, ok, lì c'è l'entrata, dove siamo appena entrati appunto, qui c'è il letto. E di fronte al letto, nella stanza, c'è la cabina armadio e un altro bagno. Vi faccio vedere prima il bagno. Anzi, vabbè, qui c'è tutta la mia collezione di profumi. Un'altra TV. Questo specchio penso che lo darò via perché non ne ho bisogno adesso che ho queste specchiere gigantesche. E questi è un sacco di specchi. Non, in realtà non mi serve avere questo, ed è abbastanza d'impiccio qua, quindi penso che lo metterò via per il momento. E comunque sì, vi dicevo, questo è, ciao, questo è il bagno della stanza. Qui, come vi dicevo, c'è in realtà il box doccia e sì, lavandino, specchio con tutte le mie cosine.
E amo questi sieri di Dior qui. Ah, questo è quel prodotto che vi dicevo ed è fantastico. Secondo me è lui, è grazie a lui che non ho brufoli in questo periodo ed è un bel po'. Praticamente da quando lo uso non ho più brufoli e contiene acido glicolico che io in realtà non conosco, non mi sono informata, ma in tantissimi avete detto che è pazzesco, che devo assolutamente usarlo. Lo sto usando e lo adoro, ragazzi. È tipo un siero per la pelle che ti toglie le imperfezioni e fa sì che non ti vengano brufoli e su di me funziona alla grande. Poi ci sono le cosine di Foreo, i vari dispositivi, l'Olaplex numero 3 che non ho ancora provato in realtà perché ho fatto la cheratina, la mia crema viso del momento che è di Lab Care, eccola qua. Lab Care è la crema viso anti-age SOS rosa. Ah, era tutto fuori fuoco, ok. E poi c'è la Creamy Eye Treatment di Kiehl's, che al momento è la mia crema occhi preferita. La batte sicuramente quella di La Mer, che per me è il top del top al mondo da sempre. Però questa è un'ottima, vabbè, anche il prezzo sinceramente è molto diverso, ma questa è un'ottima, ottima crema viso e ne basta veramente poco per idratare bene la pelle. E questo è quanto, insomma, per il bagno. Vi facevo vedere che appunto tutti i soffitti sono altissimi e quindi anche sopra alla porta del bagno ho fatto mettere queste due mensole che adesso sono ancora semi vuote, ma riempiremo insomma con il tempo. Rientriamo nella stanza e adesso finalmente vi faccio vedere tutta, tutta, tutta la cabina armadio. Ragazzi, era ora, mi rendo conto. So che volete vedere come ho sistemato appunto tutte le mie borse e volevate vedere in particolare le scarpe e le borse, quindi le scarpe le avete viste, adesso vi faccio vedere le borse. Ok. Allora, non le ho messe perché ecco così le vedete di fronte, ok. Quello in realtà è un quadretto bellissimo, l'ha fatto la mia amica Valentina, che è molto brava, mi ha fatto la Louboutin con Gatto Denver per il mio compleanno l'anno scorso. Era l'anno scorso o 2 anni fa? No, mi sa l'anno scorso, meraviglia. E questa invece, allora lì ci sono vestiti, 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 stessa cosa qua, vestiti, 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 un po' miei, un po' di Eric, vestiti, jeans, pantaloni, cinture, ci sono le mie due Gucci, nera e marrone, e poi c'è l'ultima arrivata, quella Dior, che sto indossando tantissimo nell'ultimo periodo. Qui c'è quella Moschino, qui ci sono altre cose di Eric, stessa cosa qua, un po' un mix. Là sopra ci sono, ho bisogno di una scala altissima per arrivare fino a là, non vi dico altro, ci sono le mie valigie, vabbè, la scatola dell'aspirapolvere, e poi qua sotto invece ci sono i gioielli, c'è la mia cintura Chanel, la mia collana Dior, Cartier, l'anello ed e l'orologio. Ricevo sempre un sacco di richieste su questo orologio, ragazzi. Questo è il Panthère di Cartier e lo adoro. È un super super investimento, ma lo adoro. Poi qui ci sono appunto tutti, tutti i miei gioielli che ho dovuto riordinare quando sono, ovviamente, quando mi sono ritrasferita in casa mia. Qui ci sono tutti gli orologi Daniel Wellington, alcuni bracciali Dior in stoffa, poi altri orologi. Qui c'è il mio Rolex. Questo Marc Jacobs con il gattino è meraviglioso, guardate che carino. Poi i bracciali Hermès, però questi sono argento, vorrei comprarli simili ma anche un po' più sottili, che sono molto carini secondo me. Poi Daniel Wellington, gli orecchini Chanel con gli strass, orecchini Chanel vintage a bottoncino, questi sono quelli che fanno malissimo, ragazzi, mamma mia. Questi sono tra i più nuovi che ho preso di Louis Vuitton, sempre Louis Vuitton, Dior, Louis Vuitton, Chanel. Qui ci sono invece un sacco di. Allora, questo in realtà l'ho preso a Dubai e ho dovuto barattare per il prezzo, ho fatto proprio come si fa lì e mi sono divertita un sacco. Poi questi sono altri bracciali che ho ricevuto nelle varie Jewel Candle. Questi due sono di Tiffany, questi sono tutti bracciali in Swarovski. Anche quello là dietro, e poi c'è un choker Saint Laurent, un choker Jadior, un choker Dior, Louis Vuitton, Chanel. Questo invece è stato fatto da una boutique a Firenze utilizzando i bottoni vintage Chanel. Ve ne avevo parlato già all'epoca, tanti anni fa. Qui ho altri due bracciali Hermès, questi però sono in oro, ho diviso un po' gli scomparti. Qui c'è un po' più di argento, qui c'è un po' più d'oro. Questo è di Louis Vuitton, è molto carino. Poi un altro bracciale rosa, questo è di Bulgari.
e quest'altro invece è di Dior. Qui ce ne sono altri di Daniel Wellington, sono bellissimi questi bracciali secondo me. Non solo, non è sponsorizzato questo video, ma ve lo dico perché proprio mi piace indossarli. Un altro Daniel Wellington, questo più sottile, e poi quest'altro invece di Marc Jacobs. Altre collane, questo è un punto luce con un diamante, e qui vabbè ci sono altri gioielli miei, e questo è la collana di Louis Vuitton, queste sono collane di perle, questi invece sono tutti gioielli che mi sono stati regalati quando ero piccolina dai miei parenti, quel bracciale con il mio nome che è piccolino piccolino piccolino, ah non si riesce a leggere il mio nome credo, è piccolino 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 ma riesco ancora a metterlo, e lo mettevo quando ero piccolissima ragazzi. E poi vabbè le medagliette con la N e lo scorpione, e poi vabbè qua sotto in realtà ci sono altri vestiti nei vari cassetti, ma direi che vi devo far vedere un pochino meglio le borse, direi, visto che in tantissimi avete aspettato questo momento per vedere come io ho sistemato le borse, mi sembra il minimo dedicare qualche minuto a loro. Allora, qua potete vederle appunto dal davanti, qui però ho dovuto sistemarle così ragazzi perché sono veramente veramente troppe, e quindi questa è la sistemazione in questo momento. Allora, lì c'è la Louis Vuitton Alma Fendi, sempre Louis Vuitton, questa è quella di Gucci, bellissima. C'è la Saint Laurent rosa, la Saint Laurent smeraldo che amo indossare in estate. C'è il Vanity Case di Chanel nude. Poi c'è la borsa in jersey Chanel. E poi c'è l'ultima arrivata che è questa clear con effetto sabbia Chanel, che ha creato molte discussioni su YouTube. E poi qui c'è la mia Tiffany, in realtà è una Chanel My Color Tiffany, è stupenda, questa l'ho presa a Parigi, amo, amo. Poi c'è il wallet on chain in patent rosa, anche questo l'ho preso a Parigi. Questo è di Amsterdam Chanel, anche questo è un wallet on chain. Questo è un wallet on chain ma di Saint Laurent, che ho preso Bologna, mi sembra, Bologna. Anche questa l'ho presa ad Amsterdam ed è la pochette Saint Laurent. Poi c'è questa pochette meravigliosa che si illumina, ci puoi mettere la scritta che vuoi e la comandi dall'app, è pazzesca, mi è stata regalata all'evento Benefit alle Maldive. Poi qui c'è la, come si chiama? Non mi ricordo. Miss Dior in patent blu, la Miss Dior in questo grigio perla morbida. Poi c'è la Celine Nano, zainetto Chanel. Qua sotto ci sono invece le mie borse più ampie. C'è la Chanel, c'è quest'altra Chanel che è più una borsa da mare, e poi c'è la borsa Dior custom made con il mio nome che amo. E poi, allora, qui vabbè, qui c'è la Prada che ho messo così perché continuava a cadere, un po' instabile. Poi qui c'è la Celine Phantom, questa è gigantesca. Qui c'è la Givenchy Antigona, il mio portafogli, che è qua perché oggi indossavo questa borsa e non mi, cioè ci sta ma poi non mi sta altra roba, quindi a volte lo lascio a casa, prendo solo il bancomat e qualche spicciolo. Poi qui c'è la mia Dior marrone, questa è stupenda, non mi ricordo il nome ma scrivetemelo voi che lo sapete sicuramente. Poi qua sotto c'è la mia Boy colore tan, c'è la mia Boy, entrambe sono Chanel nera. Poi c'è la Valentino rossa piccolina, c'è la Dionysus, se non sbaglio, non mi ricordo mai il nome, di Gucci, che è simile a questa, in realtà è la stessa borsa ma hanno una struttura, una colorazione e un appunto la pelle è completamente diversa. E poi qua dietro c'è l'altra, questa è una Chanel vintage che ha tipo la mia età ma è stupenda. Poi c'è la mia mini color nude, questa è una mini quadrata, e poi invece questa è una mini rettangolare, anche questa in jersey però verde.
Poi qua dietro c'è la mia Chanellina vintage, molto molto bella questa, una Fendi piccolina, e poi qua dietro c'è la Saint Laurent con scamosciata con tutte queste stelline argentate. E poi ultimo ripiano in basso c'è la Speedy Louis Vuitton, e poi qua dietro ci sono invece tutte le mie Jumbo. Qui c'è la Jumbo bianca con hardware dorato, poi c'è la Jumbo rossa con hardware argentato, anche questa è vintage. Questa nera con hardware argentato, questa l'ho presa nella boutique di Amsterdam, questa l'ho presa nella boutique di Roma, rosa, questa fucsia la adoro, e questa invece l'ho presa dalla boutique di Venezia ed è beige con hardware dorato lucido. E questo è quanto per le mie borse, mi sa che vi ho fatto vedere tutto quanto. Quindi così le ho sistemate nella mia cabina armadio, ragazzi, e finalmente avete visto la mia nuova postazione con tutte le mie meraviglie. Ok, mi sa che vi ho fatto vedere tutto per quanto riguarda la mia casina, vi ho fatto vedere tutto quanto, spero vi sia piaciuto questo video, ragazzi, so che l'avete aspettato tanto, ma spero ne sia valsa la pena per tutti voi magari che appunto non avevate mai visto questo il mio appartamento e quindi adesso l'avete visto. Questa è la casina dove abitiamo adesso, quindi sono molto molto contenta e basta, spero di aver risposto a tutte le vostre domande, a tutte le cose che mi chiedevate nell'ultimo periodo, quindi niente, questo è quanto, adesso sentitevi ancora di più a casa quando vedete i miei vlog, ok? Promettetemelo e niente, un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video, mi raccomando. Probabilmente 17:30, forse anche più tardi, è sempre così com'è, quindi non diamoci più orari, ok? Ma ogni giorno un nuovo video, ok, lunedì e venerdì, bacio, dai lunedì e venerdì, bacio, sono fusa, ok, ciao!